Malgrado l'approvazione definitiva, AstraZeneca era tenuta entro il 30 marzo a rilasciare obbligatoriamente gli esiti degli ultimi studi sul suo vaccino. Quindi la messa fuori gioco, l'autorichiesta prima e l'approvazione di EMA poi, hanno avuto una valenza specifica, quella di evitare che si accertasse effettivamente qual è stato l'impatto di AstraZeneca sul mercato. Premesso questo, quindi la vera causa è il tentativo di insabbiare la realtà effettiva dei danni che questo vaccino ha fatto, e viene fatta con un escamotage di una gravità e di una devianza gravissima. Hanno giocato d'anticipo. Hanno giocato di anticipo, creando delle premesse per non far sì che venga fatta una verifica. Voglio dire che noi stiamo mordendo EMA perché vogliamo sapere comunque che sia pubblicato, vogliamo ottenere che vengano pubblicati comunque i dati.